Amici, allora, ciao a tutti. Finalmente siamo arrivati alla fine del lavoro che ha riguardato questo divano. Ci ho impiegato circa 6 mesi, è nato quasi settimino. Allora, ovviamente non ci ho lavorato di seguito per 6 mesi interi. Ho potuto farlo di tanto in tanto ed è questo il motivo per cui ci ho impiegato molto. Ça va sans dire. Quindi dietro di me c'è il divano, ve lo mostro con molto orgoglio. Permettetemi questa lustratina del Lego che ci è voluto veramente tanto lavoro. Quanto ho speso? Ho speso sicuramente più di 200 euro. Sui 250 stavo cercando di fare un conto mentale. Più o meno questa è la cifra. Ho avuto la fortuna di avere regalato il tessuto che mi è stato gentilmente offerto, e quindi questa è una spesa veramente che incide tantissimo, ce ne vuole tantissimo. Io ho rivestito interamente il divano, interamente, quindi ce n'è voluto veramente tanto, proprio tanto. E poi la gomma piuma costa parecchio, quindi è sempre il caso di trovare un modo per spendere di meno, per esempio rivolgendosi ad una ditta specializzata che produce gomma piuma. E in che cosa ho speso di più? Beh, le lastre di poliuretano, sì, anche quelle costicchiano. Comunque, insomma, sono riuscita a fare un divano che secondo me è nuovo. E come dirò nel video, e anche se brevemente, e vi dirò una cosa che vorrei ripetere e ribadire: non è un lavoro professionale. Lo dico perché poi magari qualcuno precisino mi viene a dire: ah, ma non si fa così. Sì, lo so, ho fatto di testa mia. Lo dico ora e lo ripeterò durante il video: ho fatto di testa mia. Non pretende questo di essere un tutorial, assolutamente. È soltanto un video di fai da te. Però il divano è venuto bene lo stesso, ve lo garantisco, e adesso ve lo mostro. Room challenge. Allora, ti faccio vedere solo una parte di questa stanza. Come puoi vedere, è già in condizioni, diciamo, da rifacimento. Sto spennando il divano. Allora, sto spennando il divano. Questo è il materiale che mi devo preoccupare. Vabbè, procurare. E l'ho visto già ieri perché immaginavo, insomma, mi sono un po' informata, l'ho visto ieri in negozio. No, devo cercarlo da qualche altra parte perché in negozio dove l'ho visto io, insomma, praticamente costava come un brilloccone. È un polietilene, poliuretano, è un poliuretano, sì. Vedi, l'ho estratto da lì. Muori, cittadino Marà! My God! Ecco, ho appena dato un'aspirata a tutto l'interno e ho staccato le cinghie, ma solo da un lato, come vedi, per poterle tirare meglio perché qualcuna si era allentata. E poi all'interno ho aspirato un po' di polvere, un po' di, ovviamente, di segatura, che però c'è ancora. Allora, prima di richiudere le cinghie, rivesto questa parte interna. Ecco qui, allora. Cosa ho fatto finora? Sono a questo punto, ho rivestito la struttura in legno con un materiale, potrei dire quasi di scarto. Si tratta di questo tipo di carta, no? È un poliuretano anche questo,
che viene venduto per proteggere il pavimento, no? Quando devi dipingere. Ho tolto la plastichina, quella esterna, per poter utilizzare questa parte e proteggere il legno, ti dicevo. Ecco qui. Ho fatto qualche errore, sapevo di farlo con il Vinavil perché il Vinavil si indurisce, poi si percepisce, si sente sotto le mani. E ho cercato in alcuni punti di non farlo affiorare troppo, ma è affiorato. Comunque, insomma, questa è soltanto una prima copertura e niente di più. La seconda copertura è questa. Questa è la cotonina, questa l'ho riciclata dai cuscini che sono fatti di questo materiale. Comincio a rivestire, quindi sono a questo punto. Allora, io sto seguendo in realtà più o meno quello che ho visto quando ho demolito il divano, cioè quello che ricordo di aver visto. Naturalmente non è un lavoro professionale, cioè ci tengo a precisarlo, questo è fatto di testa mia, altrimenti non sarebbe un fai da te. Ça va sans dire. Quindi è fatto di testa mia, ho comprato questo poliuretano perché sotto aveva questo poliuretano e quindi le parti sensibili che sono la seduta e lo schienale, io li rivestirò con questo poliuretano e poi sopra ancora con la cotonina. Ecco, allora questo è il punto a cui sono arrivata. Dunque, adesso c'è la gatta che dorme e mi toccherà mandarla via perché se no non posso continuare a lavorare. Ecco, gatta Tufi. Sì, ah, è uno dei rari momenti in cui riesco a riprenderla, quindi ne approfitto. Dunque, però questo è il totale. Dunque, ho fatto questa fodera alla cucitura, rimane un po' in esterno, però io direi che insomma non darà fastidio più di tanto, perché sto cercando di andare un po' veloce. La fodera è fatta bene, ma devo anche andare un po' veloce, perché altrimenti rimango ferma qui troppo tempo. E poi sotto, cosa c'è sotto? Allora, io ho messo vari strati di cotonina e quest'altro materiale. Vedete questa gomma piuma sottile, vari strati e ho rivestito tutto quanto. Questo tessuto è un bellissimo tessuto, però io ho deciso di usarlo dalla parte del rovescio, cioè voglio che si veda la parte chiara. Ecco, questa è una cosa mia, per evitare che in qualche modo si capisca, si intuisca sotto la copertura quella estraibile. Prima c'è lei. Guardalo, che bella che siamo lì. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Quanto sei sexy! Ecco, allora, avrei voluto fare il divano, diciamo, di un colore chiaro. Questa era la mia idea, ma poi ho avuto questo colpo di fortuna. Lo sto ancora cucendo, eh? Allora, mia cugina, che saluto e ringrazio, mi ha regalato questo bellissimo tessuto di arredamento, anche in quantità industriale, per cui sarà sufficiente anche per i cuscinotti, per i cuscini, insomma, questa è la parte esterna. Allora, sto cucendo, comincio a vedere la fine in fondo al tunnel, sto andando ovviamente, sarte rifinite, tappezzieri, fate finta di non vedere perché io sto andando così. La luce si fa avara, amara l'anima. Ecco qua, allora lo schienale è fatto, è cucito, ora devo fare la parte sotto, l'avevo già fatta, l'ho messa via. Dunque mi mancano i due cuscini e spero, conto e spero di farcela entro la fine della giornata. Eccolo, eccolo qui, amici, non riesco a tirarmi più indietro per il semplice fatto che sono contro la parete e quindi non mi è possibile fare un'inquadratura più arretrata. Ora cercherò di muovermi lentamente perché altrimenti poi vengono malissimo le riprese con questa mia macchinetta.
seppur onorabile e onorevole. Ecco un'altra inquadratura, mi muovo piano. Dunque, come vedete, lo schienale è un pezzo unico, ok? Poi ho fatto i cuscini, li ho separati. Le gomme piume sono tutte nuove, ok? Ho messo il velcro per chiudere dappertutto, diciamo così. Ho cucito chiaramente i cuscini, però li ho chiusi all'imboccatura, all'entrata con il velcro. Ho fatto anche la parte sottostante. Scendiamo. La parte sottostante intendo dire la base, interamente rivestita di stoffa. Anche qui sotto ho fermato. Che è? E Micia, starei girando un video. Micia, vabbè, un'occasione per vedere Gatta Tofì che secondo me ha fame. Eccola qui. Ciao amore! Ciao baffona! Comunque, stavamo dicendo, abbi pazienza, Tofì, arrivo immediatamente. A santo cielo. Allora, io spero che questa mia avventura nel fai da te ti sia piaciuta. Ti ringrazio per la visione. Rimaniamo in contatto perché ci sono ancora un sacco di lavori da fare e sono già in ritardo. Ciao!